Allora, siamo con il presidente del Porcari Stefano Silla, con Fabrizio Mancini, che è colui che ha sperimentato, studiato, mi ricordo anche negli anni passati, questo metodo Fuel che è stato portato nel mondo del calcio. Questa sera qui a Gossi l'Academy Porcari fa un incontro proprio con Fabrizio Mancini, con il preparatore Carchedi. Ecco, alle nostre spalle stanno iniziando appunto questo incontro per parlare della parte motoria, no Fabrizio? Vado subito con te, poi al presidente chiederemo, il presidente ha creduto subito in questo metodo. Ecco Fabrizio, spiega l'incontro di questa sera, che cosa. Qual è l'argomento principale? Diciamo, l'incontro di questa sera fa parte di un percorso che è iniziato a dicembre, che vede coinvolto ovviamente Davide Quironi e ovviamente l'Academy Porcari, che ha sposato questo progetto. Quindi a dicembre abbiamo fatto un primo incontro, è stata una prepista, e ora si ripeteranno una serie di incontri fino a fine anno per introdurre questa metodologia, che noi ci auguriamo dal prossimo settembre o quanto prima possa essere applicata sul campo con i bambini della scuola calcio in particolare. Stasera, l'incontro di stasera è incentrato su quello che è la definizione del metodo globale Fuel, quindi si andranno a sviscerare tutti quegli aspetti per i quali, con i quali si caratterizzano le esercitazioni globali. Ecco Presidente, ricordo anche alla festa di Natale della società, lei ha subito sempre detto che questo metodo lo ha caldeggiato, tra virgolette, perché gli è piaciuto, mi ricordo che anche lo disse ai familiari, perché più che l'aspetto puramente tecnico, quindi di risultati, gli è piaciuto il discorso del benessere del bambino e della crescita, mi sembra, no? È questo il tema importante. Sì, infatti io ho subito sposato questo progetto, anche perché come l'ha esposto Mancini quella sera, vorrei che l'ascoltassero tutti i genitori, perché a me mi ha colpito sia come tecnico ma anche come genitore, perché veramente è stata un'esposizione veramente fantastica. Poi insomma i ragazzi di Taccola e qui non sono cominciato a venire a vedere un po' i ragazzi, hanno già un'idea, e ora sono curioso, sono venuto qui stasera perché voglio vedere proprio tutto il progress di questo progetto e seguirlo direttamente di persona. E infatti, ecco Fabrizio, io mi ricordo anche quando tu lo preparasti, no, questo passaggio in fondamentale anche con il Maier, no, con sì. L'ospedale, perché c'è tutto un protocollo, no? Sì, no, appunto il metodo Fuel si caratterizza per vari aspetti, e Fuel infatti è la contrazione fra football e wellness, benessere. E, come diceva il Presidente, uno degli aspetti fondamentali, se non quello più importante, è proprio la centralità del bambino nel percorso formativo, la riappropriazione di quello che è la finalità dello sport, cioè far crescere in benessere l'individuo, e quindi questo a partire fin dalle basi, dalle fondamenta del bambino, per cui in tutti questi incontri che noi faremo e a partire dai prossimi incontri introdurremo anche gli aspetti più decisamente dedicati alla crescita in benessere del bambino, mentre oggi ci dedicheremo all'altro aspetto caratterizzante, che è invece quello delle esercitazioni globali, come ho detto prima. E mi sembra che il relatore sia anche importante, no? Sì, diciamo chi è. Il relatore di stasera appunto è Francesco Carchedi, che è il nostro consulente per la parte motoria e con il quale abbiamo appunto condiviso degli aspetti programmatici, e quindi stasera facciamo un ulteriore passo avanti importante qui all'Academy Porcari per l'introduzione di questo metodo globale Fuel Coaching. Ecco Presidente, prego, dica. No, io vorrei, visto, colgo l'occasione che c'è Mancini qua, vorrei dire che sto organizzando un incontro con i genitori, perché quello che ha trasmesso a me vorrei che lo trasmettesse un pochino a tutti, perché veramente sarà anche il modo di esporlo, sarà la sua competenza, ma io vorrei che tutti è affascinante. Sì, quindi sto organizzando. Quindi presto, magari ci invita, come Toscana Gol verremo Presidente. Ecco, la cosa che le volevo dire appunto è questa, no? Mi sembra il passaggio importante, no? Perché troppo spesso si sta parlando ancora di settore giovanile, ci si riempie la bocca sulle difficoltà di fare calcio giovanile, ma fatto anche male. Qui invece mi sembra che l'indirizzo che voi volete dare, Presidente, il messaggio è chiaro, no? Fare
fare un lavoro in una certa maniera, evitare, come succede spesso, di vedere bambini che corrono male, che corrono con posture sbagliate. Su queste cose voi ci starete molto attenti, poi che diventino bravi calciatori o meno sarà un altro aspetto. Ma sai, io credo che aiuti anche parallelamente, ecco. Perché oggi il bambino bravo lo fanno giocare le giovanili, qui arriva a 16 anni che magari con posture sbagliate, che magari smette perché ha tutti gli acciacchi possibili. Quindi io vorrei che il bambino arrivasse ad avere una linea di gioco e di salute parallela, che quindi deve essere tutto una cosa unita, sia il benessere che il tennicismo e l'abilità del bambino a giocare, ecco, più o meno avanzata. Ecco, però ecco, Fabrizio, l'ultima cosa è importante, che coloro che lavorano tutti i giorni con i bambini, gli istruttori della società, che abbiano i concetti ben chiari, quindi siano loro i primi che recepiscono e i primi che trasmettono certi discorsi. Appunto, proprio per questo il progetto è partito per tempo, secondo me con le giuste dinamiche e con la giusta cadenza, e questa serie di incontri che faremo di qui alla fine di questa stagione sportiva sono fondamentali per preparare il terreno a quella che ci auguriamo sia la programmazione futura, che andremo invece proprio a portare in campo in modo evidente. E allora seguiremo questo evolversi e questa situazione. Volevo solo ringraziare il Presidente per tutti gli elogi che mi ha fatto. Io invece ringrazio, perché anzi ora il mio scopo è quello di dare agli allenatori un giusto input, e perché seguano questo progetto, perché ci tengo in particolar modo, e che diano retta agli istruttori e ai consulenti, perché sicuramente questo progetto è il futuro del calcio. Diciamo che anche gli stessi istruttori saranno accresciuti, le loro conoscenze miglioreranno, quindi credo che sia per loro l'utile e il dilettevole. È un bene per tutti. Benissimo, buon lavoro. Grazie.